Da qualche anno fa pescavamo con boilies, poi ci siamo resi conto che l'utilizzo della boilies non è strettamente necessaria e ci sono sistemi più catturanti, tra cui il method. In questa pescata è proprio il method il re della tecnica di questa sessione. Basato su un normalissimo line aligner con un amo del, dovrebbe essere un 7 questo, con una treccia che ve la faccio anche vedere, non ho, e questa Dark Matter Super Heavy di corda, 20 libbre, abbastanza robusta ma anche morbida allo stesso tempo, una doppia fondante dal 12 della mainline Salty Squid. E la innescherò con un pasturatore Avid Carp usando la mia pastura preparata lì della, con un po' di chicchi di Gran Turco Banoffe, pastura Sonobite Banoffe, e vediamo che la sorte ci porti fortuna. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, come potete vedere ho appena eseguito la compressione della pastura dentro il piombo e attorno al telaio del piombo a cui farà lega la pastura durante il lancio. Poi applico una seconda quantità che è sufficiente per coprire il volume dello stampo del pasturatore su cui poi applico l'innesco, e a questo punto vado nuovamente a comprimere e con una certa decisione il tutto. C'è un po' di eccesso che va può essere ovviamente rimosso. Premo bene perché un lancio non è molto lontano, è 37 metri. Nonostante tutto voglio essere sicuro che la pastura abbia una buona tenuta sul piombo e abbia un rilascio degli aromi leggermente più rallentato durante la fase di dissoluzione una volta lanciato in acqua. Vediamo come andrà. Procede la pesca. Lui ne acchiappa qualcosa, come sempre, diciamo.